la parola al professor Francesco Barbagallo, ricordando la sua presenza come storico, la sua importanza come storico nella Federico II, ma non soltanto nell'Università di Federico II. Quindi a lui la parola sui problemi di Napoli. Dalla città capitale alla città industriale. Nell'età moderna, tra 500 e 700, tra viceregno spagnolo e regno borbonico, Napoli diventa una delle più grandi e popolate città d'Europa. È una splendida capitale, con le sue ricche funzioni di governo e di rappresentanza, che prospera però sullo sfruttamento delle province meridionali e attrae centinaia di migliaia di derelitti in fuga dalla fame e dalle tasse, che formeranno la pletorica plebe napoletana. Con l'unificazione italiana, l'ex capitale perde il regno e la ricchezza. Non diventa una città borghese, con una classe dirigente attiva nelle iniziative d'impresa e capace di realizzare innovativi progetti politici. Questi caratteri non costituiranno mai la struttura sociale e morale di questa metropoli. Alla decadente aristocrazia si accompagnerà una borghesia fatta essenzialmente di proprietari di case. Lungo tutto il secondo Ottocento si aggraverà la questione di Napoli, cui darà parziale respiro il risanamento edilizio seguito all'epidemia di colera del 1884. Il Novecento sarà segnato dalla originale proposta di Francesco Saverio Nitti di fare di Napoli una città industriale, quale unica soluzione per un'area urbana troppo grande e improduttiva, per una irrisolta questione che è insieme economica e morale. La legge speciale del 1904 consoliderà la zona industriale occidentale verso Pozzuoli con il grande impianto siderurgico dell'Ilva e farà nascere l'area industriale orientale verso San Giovanni a Teduccio. Per lo sviluppo industriale di Napoli, Nitti aveva immaginato anche la formazione di una città metropolitana, da Pozzuoli a Torre del Greco, ma nemmeno la legge recente del 1992, che istituirà le aree metropolitane in Italia, ha trovato ancora attuazione. La modernizzazione nel periodo fascista. Nel periodo fascista si rafforzò la struttura industriale di Napoli, grazie al ruolo assunto dal principale collaboratore di Nitti, il casertano Alberto Beneduce, nella creazione degli enti pubblici di gestione, Istituto Nazionale di Assicurazioni, INA, Opera Nazionale Combattenti, ONC, Istituto di Credito per le Opere Pubbliche, Crediop, Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità, ICPU. Economista di valore, social riformista, alto dignitario massone, già ministro nel governo Bonomi, Beneduce ebbe da Mussolini un mandato fiduciario per governare la ristrutturazione dell'economia e della finanza italiana, nel passaggio dal liberismo all'intervento statale nell'economia degli anni 30. Beneduce creò l'Istituto Mobiliare Italiano, IMI, e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, IRI, che presiedette con la collaborazione del direttore generale, il pugliese Donato Menichella. Realizzò poi la riforma della legge bancaria con il passaggio alla proprietà pubblica delle grandi banche, dalla Commerciale al Credito Italiano. Quale presidente dell'IRI, Beneduce affidò alla napoletana Società Meridionale di Elettricità, la SME, di Giuseppe Cenzato, il compito di stimolare anche nel Mezzogiorno, con l'ausilio dell'elettrificazione, una crescita dell'industria sostenuta dallo Stato e incentrata nell'area napoletana, e di favorire il rinnovamento tecnologico e organizzativo del fragile apparato produttivo locale. L'intervento pubblico produrrà tra l'altro l'impianto di uno stabilimento aeronautico dell'Alfa Romeo a Pomigliano d'Arco e nel 1938 la creazione dell'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, ISVEIMER, ente speciale di diritto pubblico con dotazioni finanziarie assegnate dal Banco di Napoli per favorire la nascita di nuove imprese. In questo contesto si svilupperanno le iniziative modernizzatrici avviate da Cenzato, anche quale presidente dell'Unione Industriale Napoletana. Sempre con il sostegno di Beneduce,
definito recentemente il padrone della finanza e dell'economia italiana negli anni 30 del Novecento. Verranno la costituzione della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno a Napoli, la pubblicazione della rivista Questioni Meridionali, il piano di ripresa industriale di Napoli e infine, nel 1939, la redazione del primo piano regolatore per la città di Napoli, molto avanzato, affidato ai migliori tecnici, ma rimasto inattuato. Sia per la mancanza di un regolamento edilizio, sia per lo scoppio della guerra, sia per la radicale opposizione della proprietà fondiaria, che nel dopoguerra porterà alla falsificazione dei colori delle sue carte, trasformando terreni agricoli in aree edificabili. Sono queste iniziative modernizzanti che congiungeranno le prime realizzazioni nittiane ai risultati positivi, anche se parziali, della politica di intervento straordinario dello Stato nel secondo dopoguerra. Si dimostrava invece fallimentare il progetto del regime fascista di creare una grande Napoli, aggregando nel 1927 alcuni comuni limitrofi e gran parte dell'abolita provincia di Caserta. La disfatta bellica provvederà a sfatare il mito della Napoli regina del Mediterraneo, grande porto coloniale e militare per l'espansione, per l'espansione mercantile della potenza italiana oltremare verso l'Africa. Le distruzioni belliche colpiranno oltre il 60% dell'industria napoletana. Impressionante risulterà il contemporaneo annientamento del grande stabilimento meccanico Ansaldo a Pozzuoli per mano dei tedeschi in ritirata e dell'impresa elettromeccanica Okren a San Giovanni a Teduccio per i ripetuti bombardamenti anglo-americani. Mercato nero, corruzione, criminalità, prostituzione devasteranno tra il 1943 e il 1945 ciò che restava della città. Intervento straordinario dello Stato democratico e cassa per il Mezzogiorno. Nel dopoguerra il Mezzogiorno sarà al centro dell'attenzione della classe dirigente italiana e, avviata la guerra fredda tra USA e URSS nel 1947, dei responsabili americani dei diversi piani di aiuto volti a favorire lo sviluppo delle aree arretrate per bloccare l'espansione del comunismo nelle regioni dove era forte il malessere e la lotta sociale. Il Sud attrae un nuovo impegno meridionalista, rappresentato anzitutto dai tecnocrati dell'IRI che si erano formati con Beneduce, meridionali come Menichella e Francesco Giordani, napoletano, del Nord come Pasquale Saraceno e poi un altro collaboratore di Beneduce come l'amministratore della SME Censato, che nel 1946 insieme al dirigente del Banco di Napoli Salvatore Guidotti propose un ente per la questione meridionale in uno studio intitolato Il problema industriale del Mezzogiorno. Lungo questa scia Pasquale Saraceno, insieme allo storico e ministro socialista dell'industria Rodolfo Morandi, costruirà ai primi del 1947 la SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno d'Italia, presieduta dallo scienziato napoletano Francesco Giordani, che era stato presidente dell'IRI. Donato Menichella aveva fondato e diretto l'IRI con Beneduce. Sarà nel dopoguerra governatore della Banca d'Italia e protagonista della politica economica e finanziaria che trasformerà l'Italia da nazione disfatta in potenza industriale. Insieme a Giordani e a Saraceno, Menichella realizzerà il progetto di intervento straordinario dello Stato per lo sviluppo del Mezzogiorno, definendo le linee originali di un ente pubblico di gestione pluriennale e intersettoriale, con autonomia amministrativa e progettuale. La Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950 dal governo centrista presieduto dal leader democristiano Alcide De Gasperi, terrà a modello la Tennessee Valley Authority, realizzata negli anni 30 dai tecnocrati riformisti del New Deal rooseveltiano per sviluppare una vasta area depressa degli Stati Uniti. La scelta della industrializzazione collegava la legge speciale per il risorgimento industriale di Napoli del 1904, preparata da Nitti e realizzata da Giolitti,
alle politiche industrialiste dell'IRI e della SME, della Svimez e poi nel secondo quinquennio della Cassa del Mezzogiorno. Nel 1946-47, quando era al governo con la DC e il PSI, anche il PC partecipò attivamente alla ricostruzione economica e al rilancio dell'IRI per la ripresa industriale estesa al Mezzogiorno. Il ministro Emilio Sereni, insieme a Giorgio Amendola e al giovane Giorgio Napolitano, costituì a Napoli il centro economico italiano per il Mezzogiorno, aperto a tutti gli orientamenti volti allo sviluppo, come mostrava l'affidamento della presidenza a Giuseppe Paratore. Questo liberale produttivista, già allievo di Nitti nella facoltà giuridica napoletana, aveva appena ricevuto dal governo di unità nazionale il compito di presiedere e rilanciare l'IRI, una volta superate le resistenze antistataliste del mondo economico e culturale di stretta osservanza liberista.